E quindi l'edilizia ha un ruolo fondamentale nella tutela ambientale. Abbiamo con noi Roberto Brovazzo, imprenditore. Come mai? Perché oggi, come molte sanno, gli edifici sono responsabili del consumo energetico per il 40% e abbiamo ormai raggiunto dei livelli di tecnologia che permettono dei veri concentrati di tecnologia che possono essere applicati alle pelli degli edifici, in particolare alle finestre, per regolare l'edificio come fosse un corpo umano. Qui abbiamo un esempio anche di un prodotto che è un vero gioiello di tecnologia, in quanto vengono integrati nel profilo dei motorini a scomparsa e questa finestra si può azionare automaticamente come apertura e chiusura. Possiamo vederlo? Sì, lo può fare. Allora, questa è una delle 5 possibili aperture. In questo caso io la sto azionando con un telecomando. Come vedete non c'è né carter esterni né motori in evidenza. E questo stesso tipo di impulso, che chiaramente è in apertura e chiusura, è comandato da una serie di sensori che regolano i parametri di benessere e di comfort interno. Ma questa finestra parla anche con l'esterno, giusto? Riesce anche a captare? Sì, quasi qua. Assolutamente. Riesce sì. A captare anche il tempo atmosferico fuori dalla. Assolutamente sì. Qui abbiamo anche indicati dei sensori che sono due, lavorano verso l'esterno e due verso l'interno. I sensori sono quelli. Sono dei sensori di vento e di pioggia, in questo caso funzionano come un allarme, quando fuori piove la finestra si chiude. C'è temperatura, raffrescamento notturno e anidride carbonica. Questo affare qui è quello lì questo che vediamo affare in alto, invece viene, si chiama Ventotherm ed è un ventilatore che viene integrato nell'infisso. Come funziona? A questo punto si ha che quando la temperatura interna, per esempio nel caso di raffrescamento notturno, sente che c'è un delta di temperatura, entra in funzione automaticamente il ventilatore, che è anche scambiatore di calore. Come indicato in questo flusso, l'aria calda dall'interno esce, viene trattata e l'aria dall'esterno entra con un delta di temperatura tale per cui si riesce a garantire il benessere interno. Io immagino che la finestra intelligente abbia anche un costo intelligente, cioè, mi chiedo, cioè, se dovesse rompere un vetro del genere, 10.000 euro, quanto costa? Lei ha parlato di vetro, questo è un vetro speciale, è un vetro fotovoltaico che produce energia, quindi nell'insieme questo oggetto diventa un produttore di energia. E quindi è più corretto parlare di investimento invece che di costo, perché questo è un produttore di reddito. Grazie al conto energia questa finestra di fatto crea una redditività all'anno tale per cui va a ripagare l'investimento stesso. No, anche perché vorrei aggiungere una cosa, questa è una finestra attiva e quindi quel vetro lì, e questa è la cosa forse più particolare, è un modulo fotovoltaico che si presenta praticamente come un cristallo fumé che produce energia elettrica quando è esposto al sole. Quindi ha un valore aggiunto perché anche una sua redditività ma il governo, anche il governo precedente a questo attuale, il governo tecnico, aveva previsto delle agevolazioni per chi metteva pannelli fotovoltaici sui tetti delle proprie abitazioni, nel giardino di casa, cioè. Ci sono agevolazioni simili per un vetro di questo tipo? Assolutamente sì, questa applicazione è nella fascia più alta del riconoscimento degli incentivi cosiddetti conto energia. E quindi una finestra di questo tipo, per darvi delle indicazioni un po' concrete, produce ad esempio a Roma circa 65-70 euro l'anno di riconoscimento da incentivo. Quindi è una finestra che fa guadagnare il suo prodotto. Ha diritto alla tariffa incentivante che è l'80% più elevata degli impianti su tetto. Adesso l'80%? Esatto, bene. E questa cifra che ha detto l'architetto spagnolo equivale al consumo di una lavatrice per un anno. Vabbè, niente male. Adesso la parola...